Buonasera a tutti dal telegiornale di Canale 10, lo avete sentito dai nostri titoli, ancora un morto sul lavoro a Livorno, un morto che si poteva e si doveva evitare ed è costato, il lavoro è costato la vita a un camionista travolto dal carico del camion dentro al porto di Livorno. Tutti i dettagli in questo servizio di Luca Lari, vediamo. È morto a 46 anni, schiacciato da un tubo di acciaio lungo 15 metri del peso di 3 tonnellate, il camionista originario di La Spezia, vittima del secondo incidente mortale in 3 giorni nel porto di Livorno. Francesco Ratti, secondo un primo esame dei medici, è deceduto sul colpo per le lesioni provocate dallo schiacciamento dell'addome. Al momento della disgrazia, un mezzo meccanico stava scaricando i tubi dal camion, mentre l'autotrasportatore si trovava dalla parte opposta rispetto alla movimentazione del carico. Improvvisamente uno dei tubi si è staccato dal resto del materiale e ha travolto Francesco Ratti. Il carico era insicuro e pericoloso, è quanto ha affermato il sostituto procuratore di Livorno Antonio Giaconi durante il sopralluogo. Sulla dinamica ci sono pochi dubbi, ha aggiunto, e neanche l'autopsia è necessaria. Uno dei tubi, ha spiegato il magistrato, evidentemente perché non c'era un sistema di sicurezza adeguato, è scivolato ed ha travolto il povero autista. Oggi, al diffondersi della notizia, i lavoratori del porto di Livorno hanno indetto immediatamente uno sciopero fino alle 19:30 di oggi. L'incidente segue quello di lunedì scorso, quando un operaio è morto dopo essere caduto in mare mentre stava lavorando all'interno del cantiere navale Azimut Benetti. Molte le espressioni di cordoglio del mondo politico e delle istituzioni, con la provincia di Livorno che ha sospeso i lavori del Consiglio e ha programmato una seduta sul tema della sicurezza sul lavoro per il prossimo 24 giugno. Duplice omicidio a Prato nel pomeriggio in una zona vicino al centro storico. Sarebbero due orientali uccise all'interno di negozi a pochi metri l'uno dall'altro. Resta da stabilire se le due vittime siano i proprietari degli esercizi nei quali sono stati uccisi o se, inseguiti dagli assassini, vi abbiano cercato rifugio. Le armi usate per commettere gli omicidi sono coltelli. Le due vittime potrebbero essere state uccise durante uno scontro fra bande. In base a una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto a poca distanza dal centro storico, nel piazzale di uno stabile abitato da cinesi e dove sorgono diversi esercizi commerciali gestiti da orientali. Potrebbero esserci anche dei feriti. Intanto nei giorni scorsi a Prato un imprenditore cinese è stato ucciso con un colpo di pistola al viso. Le indagini stanno cercando di stabilire e di appurare se fra i due episodi vi sia un legame. E l'inchiesta sull'appalto della scuola Marescialli dei Carabinieri resta a Firenze fino a quando si conosceranno le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione. Lo hanno deciso oggi i giudici del Tribunale di Firenze, rinviando l'udienza al 6 luglio. Intanto restano in carcere i due imputati, Angelo Balducci e Fabio De Santis. Rodolfo Di Paolo, vediamo. Niente di nuovo sotto il sole. Si è espresso così uno dei legali dell'ex provveditore alle opere pubbliche della Toscana Fabio De Santis dopo che i giudici del Tribunale di Firenze hanno rinviato al 6 luglio l'udienza sull'appalto della scuola Marescialli dei Carabinieri in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha stabilito il trasferimento degli atti a Roma. Una decisione che è stata accolta positivamente sia dai pubblici ministeri fiorentini Luca Turco e Giuseppina Mione, sia dai legali difensori di De Santis e dell'ex presidente del Consiglio dei Lavori Pubblici Angelo Balducci. Gli avvocati tuttavia hanno accolto meno positivamente la decisione del Tribunale del Riesame che ha confermato l'arresto in carcere per De Santis e Balducci. Purtroppo per ora in carcere rimangono e bisognerà vedere la motivazione appunto della Corte di Cassazione, perché ha detto giustamente il Tribunale che potrebbero esservi dei motivi di diritto ai quali il Tribunale si dovrà adeguare, e questo è correttissimo. Noi pensavamo che il Tribunale potesse decidere anche allo stato degli atti, perché riteniamo il provvedimento della Cassazione vincolante, però insomma mi sembra anche giusta l'esigenza di verificare le motivazioni della Corte di Cassazione. Per i PM di Firenze la competenza territoriale sull'inchiesta della scuola Marescialli è nel capoluogo toscano, mentre per i difensori di Balducci, De Santis e Guido Cerruti la Cassazione ha invece stabilito che la competenza territoriale è a Roma. Stamani, nel corso dell'udienza, a cui fra gli imputati era presente il solo De Santis, l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi ha annunciato che oltre alla presidenza del Consiglio anche il Ministero dei Trasporti si è costituito parte civile nel processo. Non scordiamoci che comunque la caserma dei Carabinieri
era oggetto di un contratto d'appalto stipulato dalle Infrastrutture e Trasporti, quindi ci è sembrato opportuno integrare la posizione di parte civile. Adesso la decisione se Balducci e De Santis dovranno o meno rimanere in carcere spetta al GIP di Roma. La situazione sui provvedimenti cautelari passa a Roma sulla base del dispositivo della Corte di Cassazione, sarà il pubblico ministero di Roma che deciderà se chiedere la conferma della misura cautelare e il GIP di Roma deciderà sulla eventuale richiesta del pubblico ministero, quindi il procedimento, quel procedimento segue il suo corso. E ora parliamo del maltempo, 13 mm di pioggia in un quarto d'ora hanno creato il caos oggi a Firenze con allagamenti, alberi divelti e code chilometriche nel traffico. A scatenare tutto è stata una tromba d'aria fermata che si è formata in periferia e che ha percorso la zona ovest della città attraversando l'Arno prima di spegnersi verso la collina di Fiesole. Molti danni recati dal forte vento e dalla grandine, danneggiate le strutture mobili della Fortezza d'Abbasso dove è in corso Pitti Uomo, in tilt un semaforo di via di Novoli che ha provocato interminabili code. Alle Cascine un albero è caduto su uno scooter ferendo il conducente, allagamenti si sono formati in piazza Dalmazia, via Vittorio Veneto, viale Belfiore e via Circondaria. Sono state oltre 200 in pochi minuti le richieste di soccorso ricevute dai vigili del fuoco di Firenze che hanno chiamato in supporto squadre di altre province toscane. Situazione simile anche a Viareggio in Versilia dove in mezz'ora sono caduti 25 mm d'acqua allagando parte della passeggiata a mare e alcune strade. È Firenze il traino della ripresa del turismo toscano. Nei primi mesi dell'anno sono cresciuti sia gli arrivi che le presenze con il ritorno degli americani. Luca Lari, vediamo. Ai dati incoraggianti diffusi ieri dalla regione fanno eco quelli del centro studi turistici presentati oggi dalla provincia di Firenze. Se il turismo toscano cresce, uno dei motori della ripresa è il capoluogo. Firenze e la sua provincia spuntano risultati più che positivi nei primi quattro mesi del 2010. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i pernottamenti sono aumentati di oltre 200.000 presenze per quasi l'8% complessivo e di 83.000 gli arrivi per un ottimo più 10%. Valori positivi si sono registrati in tutti e quattro i primi mesi, ma a marzo l'allungo più importante. A crescere sono soprattutto le presenze straniere che hanno fatto registrare 155.000 pernottamenti, con il ritorno degli americani, ma anche con tanti spagnoli, giapponesi, brasiliani e russi. Si sono allontanati invece inglesi e olandesi. Il settore alberghiero ha sfiorato una crescita del 10%, in particolar modo tra gli alberghi di categoria più alta, 4 e 5 stelle, mentre l'extra alberghiero ha spuntato un più 3%. Con questi risultati Firenze si avvicina alla firma di un accordo con Roma e Venezia per l'istituzione di un centro di coordinamento per la predisposizione delle politiche turistiche comuni e di azioni sia a tutela del patrimonio culturale che nel segno della promozione della qualità delle visite. Le principali attività del nuovo organo, sull'asse delle tre città d'arte per eccellenza, saranno portate avanti in modo coordinato dagli assessori al turismo dei comuni delle tre città. Ferrovie dello Stato comunica in una nota di aver già chiuso indennizzi per circa 7 milioni di euro relativi a 4 deceduti tra le vittime della strage di Viareggio e di aver corrisposto anticipi per 700.000 euro a 7 feriti. E sono in funzione da oggi le telecamere installate per sorvegliare i luoghi colpiti dal disastro ferroviario del 29 giugno 2009 proprio a Viareggio. L'impianto è collegato con il comando di polizia municipale e il registrato sarà visionabile anche da altri corpi di polizia. Il sistema di videoripresa consente di monitorare nel dettaglio per 24 ore tutta via Ponchielli e con il sistema infrarosso garantisce alta qualità anche durante la notte. E l'Arezzo Calcio ha comunicato che non si iscriverà al prossimo campionato di Lega Pro. L'annuncio è arrivato dopo che il presidente Mancini aveva già manifestato difficoltà a mantenere l'impegno economico per la società Amaranto. Un appello per salvare la squadra e gli investimenti fatti dal comune sullo stadio l'ha lanciato proprio oggi il sindaco di Arezzo, Giuseppe Fanfani. Vediamo. No, ho fatto un appello unico con due facce. Il primo al sistema economico nel suo complesso perché verifichi le possibilità di concorrere a superare questa difficoltà gestionale dell'azienda che è stata ampiamente dichiarata e resa pubblica dal Presidente.
Ha fatto poi un secondo appello sempre al sistema economico e segnatamente al sistema bancario di verificare tutte le possibilità di sopperire finanziariamente alle necessità dell'Arezzo Calcio, che è patrimonio di tutta la città e per la quale i cittadini di Arezzo hanno investito moltissimo, perché abbiamo investito tanto nella realizzazione della Curva Sud, abbiamo investito oltre 2 milioni di euro solo in questi anni per l'adeguamento dello stadio e questi sono soldi che hanno speso i cittadini. Ospite speciale ieri a Pitti Uomo, Aider Ackermann, che ha debuttato a Firenze con una sfilata evento a Palazzo Corsini. Il cortile è stato trasformato per l'occasione in un enorme salotto. Vediamo. Palcoscenico il cortile del barocco Palazzo Corsini in pieno centro a Firenze, sovrastato grazie a un gioco di cavi di acciaio da lampadari di cristallo. È un'atmosfera decadente quella proposta da Aider Ackermann, ospite speciale di Pitti, che ieri sera ha debuttato a Firenze con una sfilata evento. Il cortile viene trasformato per l'occasione in un enorme salotto dove lampadari di cristallo illuminano pallidamente le poltrone per gli ospiti, tutte rigorosamente diverse tra loro. Si abbassano le luci e comincia lo show. Pianoforte, violino e voce accompagnano i passi lenti dei 10 modelli e delle 5 modelle che sfilano sulla ghiaia, strisciando i piedi come si fa quando si torna a casa stanchi. Una collezione mista, 5 abiti da donna e 10 da uomo. L'atmosfera dell'antico edificio ha ispirato lo stilista che sfila a Parigi i suoi scultori e abiti femminili. Una vera e propria storia d'amore e di abbandono. Ho pensato alle atmosfere dei film di Visconti, spiega la stampa. Al Gattopardo, Helmut Berger, in Ludwig. E ho immaginato una storia d'amore dove l'uomo torna da un lungo viaggio in Oriente, in India, e trova il palazzo vuoto. Porta con sé i suoi viaggi, l'amore per la sua donna e la sua famiglia. Ma quando torna, la sua donna è ormai un fantasma, è evanescente. Lui è un eccentrico, andato in cerca di se stesso e trova il vuoto al suo ritorno. Anche il palazzo è vuoto. Lei è solo uno spirito rappresentato da 5 abiti lunghi, modello kimono, color rosa pallido e grigio polvere, indossati da altrettante modelle. Gli abiti da uomo sono romantici, decadenti, per un dandy raffinato che veste imbroccato, ame ricami, le righe, il leopardato. La perturbazione annunciata per il fine settimana e il malfunzionamenti al Buratto, minacciano la prossima edizione della Giostra del Saracino di Arezzo. Vediamo. È tornato a fare le bizze proprio nell'ultima serata di prove. Il Buratto si è bloccato in occasione della prima carriera del giostratore di riserva di Porta del Foro. L'automa è rimasto fermo e inceppato. Problema che ormai si sta verificando quasi ogni anno. Qualche anno fa ne rimase vittima il cavaliere di Porta Santo Spirito, Carlo Farzetti, protagonista di una rovinosa caduta originata proprio dalla mancata e consueta rotazione del Buratto. C'è da augurarsi che sabato sera tutto fili liscio. Oltretutto c'è anche l'incognita maltempo, infatti annunciata una perturbazione proprio su Arezzo. In caso di rinvio la giostra si correrebbe in prima battuta il giorno seguente, domenica, altrimenti sarebbe rinviata al sabato successivo. Dalle prove il quartiere da battere sembra sempre essere Porta Sant'Andrea, la coppia Vedovini-Chierici sembra la più forte e la più in forma, ma attenzione anche ai miglioramenti evidenziati dai giostratori di Porta Santo Spirito, Veneri e Gori, in questo momento i candidati principali per strappare la lancia d'oro al quartiere biancoverde. Sembrano invece partire senza i favori del pronostico Porta Crucifera con la coppia Farzetti-Vannozzi e Porta del Foro che si affiderà a Giusti e Veneri. Un pensiero va infine a Federico Stendardi, il giostratore di riserva di Porta Santo Spirito, che avrebbe dovuto gareggiare nella provaccia e che invece è rimasto vittima lunedì scorso di una brutta caduta da cavallo. Portato in elisoccorso all'ospedale di Careggio e sottoposto a 2 delicati interventi chirurgici, non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni rimangono gravi. Sabato la giostra sarà idealmente dedicata a lui. E si svolgeranno sabato 19 giugno a Firenze alle 11 nella chiesa Santa Lucia i funerali del regista Corso Salani, morto ieri sera per un malore improvviso. Corso Salani era nato a Firenze nel 1961 e poi si era trasferito a Roma per lavorare nel cinema
era molto legato al capoluogo toscano in cui vivono la mamma e i 3 fratelli. Questa è la nostra ultima notizia, prossimo appuntamento intorno a mezzanotte, vi lascio allo sport, buona serata a tutti, arrivederci.